Ciao ragazzi e ragazze, oggi una collaborazione, una sfida con il canale, andate a vederlo se non siete già iscritte, Una casa normale. Erika e Mile, ciao! Ciao Erika e Mile, facciamo una sfida, facciamo una ricetta e vediamo quella che viene più buona. Anche buone tutte e due, o fan cagare tutte e due, non lo so, però facciamo questa collaborazione sfida. Cara Erika, mio marito non c'è, ma verrà dentro per l'assaggio, perché lui è più il danno del guadagno. Già non sono tanto capace io, se mi mette le mani dentro anche lui facciamo casino di più, eh. Proviamo a fare i biscotti Togo, quei bastoncini che sembrano un po' degli stronzini di cioccolato. Bastoncini Togo, aperta la sfida, Erika e Mile. Mile, vai Ronaldo, i sette sulla schiena, Ronaldo di Madeira. 200 g di farina, 60 g di zucchero, 70 g di burro, un uovo, una bustina di vanillina e 200 g di cioccolato. Io ho preso questo qui della Moester, è fondente al 70%. Prima di tutto facciamo l'impasto, eh? È un po' come fare la pasta frolla, eh? Allora, la farina, uniamo lo zucchero, la bustina di vanillina. Il burro, e cominciamo ad amalgamare il burro con le mani. Adesso aggiungiamo l'uovo. Incorporiamo bene. E poi lo lavoriamo con le mani a fare una pallina, una palla. Una bella pallina così. Adesso dobbiamo fare delle striscioline dei tubi e farli poi a tocchettini. Tagliamo la pasta. Di ogni bastoncino ne facciamo tre. Così, dei tubetti così, praticamente tutti dei bastoncini così, e li inforniamo a 180 gradi un 10-12 minuti, dipende dal forno, e quando vedete che sono ben dorati, li tirate fuori. Wow! Allora, io ho fatto 12 minuti, e sono così, sono belli colorati sotto. Adesso viene il bello, li pucciamo dentro nella cioccolata fusa. No, ma ragazzi, ma guardate che professional, con le bacchette cinesi. E li pucciamo dentro nel nostro cioccolato. Lo sgrondiamo. No, ragazzi, guardate che roba. Lo mettiamo sulla gratella. Ma che belli! Guardate! Sembrano degli stronzi! È vero, l'ho pensato anch'io. Sono degli stronzetti! Guarda che belli! Wow, guardate che belli! Che profumo! Adesso aspettiamo che si raffreddano bene, che si solidificano e poi facciamo l'assaggio. A dopo! No!
E io non posso assaggiarli perché ho lo Sporaus. Assaggio io. No, le devi assaggiare lui. Quanti? 5? Non vedi più. Com'è? Com'è? Marrone. Ragazzi, c'è il tappo. No, raga, no, però anche se c'ho il mal di pancia, uno lo sa, lo sa. Cosa succede? Ma di quelli là di chi sono? Quelli lì non è il tortino per l'Alessà. Cos'hai fatto? Apri la bocca. No, dai! Due. Sono il camaleonte, visto che ho visto. Dai, camaleonte, no, ragazzi, guardate che spettacolo. No, sono spettacolari. Buono. Che spettacolo. Allora, ne mangio un pezzettino, no, e adesso mi rimane la pancia. No, dopo no, la pancia. No. Ne mangio tutti i no. Diciamo che. Dai, un pezzettino. Il cioccolato è un po' fondente, perché a me ci ho giocato un po' fondente. Tocca mia. Cioccolato fondente, perché io con il lattosio posso solo mangiare quello fondente. Non mangiare, che spara il cannone qui. Non mangiare. Spavato. Guarda, a te ti faccio vedere com'è all'interno. Ecco, è andata. Adesso prendo la boccettina di fermenti lattici. Il grissino, pure il grissino. No, io lo so un po'. E io potrei, però faccio uno sforzo. No, basta, perché sennò io sono anche per. Buono. La fidanzata del cameraman e il cameraman. Stasera vengono qua perché è il compleanno del cameraman. Stasera dobbiamo festeggiare perché è il compleanno del cameraman. Oggi è 15 febbraio. No. Il giorno più bello della mia vita. Ve lo dico a tutti. Stiamo registrando il 15, ma uscirà il 23. Niente, no. Se volete farli davvero. Sono facilissimi e buonissimi. Se no andate a comprarli, fate prima. Come ho fatto con le chiacchiere. Fate prima. Vi lascio giù nell'info box il link di Una Casa Anormale di Erika e Mile, se volete iscrivervi. Vabbè ragazzi. Un bacione a Mile e un bacione a Erika. Sono curiosa di vedere cosa avete fatto. Un abbraccione, un bacione, un bacione. Un bacione e viva l'amore. Viva l'amore, con il cuore, con il cuore.